L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, apriremo come sempre con la pagina della cronaca e ci occuperemo innanzitutto della truffa alle assicurazioni che a Napoli ha portato a diversi arresti, tra questi Pasquale Capano, amministratore della società che gestisce la sala bingo a Forio. La giornata dedicata agli sviluppi su Villa Mercede a Fontana. Innanzitutto da Napoli, dalla riunione in regione, arriva la conferma. La cooperativa procederà con il licenziamento di 10 lavoratori. Intanto l'ASL si dice pronta a recuperare i soldi per pagare le 5 mensilità arretrate a fronte della fideiussione che dovrebbe presentare la cooperativa Civitas. Ed ancora la conferenza stampa di questa mattina del direttore dell'ASL d'Amore all'ospedale Rizzoli. Tra le tante novità, la presentazione del progetto con i 3 milioni di euro per la creazione di un nuovo padiglione per l'ampliamento dello stesso nosocomio isolano. E poi a Forio, innanzitutto ci sono delle ombre sui concorsi che sono stati indetti dall'amministrazione comunale, dubbi soprattutto sul concorso dei vigili. Ci sono in giro alcune note anonime che addirittura riporterebbero i nomi dei vincitori. Dalla minoranza il grido verso l'amministrazione: fate chiarezza. E sempre su Forio è stato approvato il consultivo 2018, l'assessore Castagliolo annuncia la situazione si va sistemando e non ci sarà nessun aumento delle tasse finché ci saremo noi, cioè fino al 2023. Di questo e ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato ed inoltre piscine, solarium, palestra. E per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info@hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. L'isola in festa. Ogni settimana da giugno a settembre a Casamicciola, Ischia Ponte ed Ischia Centro. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping ti aspettano dalle 20 alle 24. Il mercoledì a Casamicciola Terme, il venerdì al borgo di Ischia Ponte, la domenica ad Ischia Centro. L'iniziativa è stata organizzata dall'AICOM in collaborazione con commercianti ed albergatori e con il patrocinio dei comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Casamicciola in festa. Il borgo in festa. Ischia in festa. Da giugno a settembre. Il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 20 alle 24. Food, music e shopping. Il fascino di un'atmosfera unica. EcoArt, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. EcoArt realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt è concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt mette a tua disposizione un'equipe di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt, artigiani per l'ambiente, è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a EcoArt. Mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore. Solo dal caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet trovi la vera mozzarella di bufala ischitana, un prodotto realizzato nel nostro caseificio a Piedimonte Barano. Solo con latte di alta qualità proveniente dai pascoli dell'area del Cilento. E cogli le nostre straordinarie offerte di giugno. 500 g di bocconcini, 200 g di prosciutto cotto, 200 g di mortadella, 200 g di fesa di tacchino, 200 g di salame a soli 9,99 euro. Oppure un chilogrammo di mozzarella De Martino, 250 g di prosciutto crudo dolce, 250 g di ricotta De Martino a soli 13,99 euro. Ed inoltre tante altre offerte super convenienti ed una vastissima offerta di salumi, pasta fresca e vini.
Siamo aperti anche la domenica fino alle 14 a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, per la tua spesa buona e conveniente. Trattati da Re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Napoli truffa alle assicurazioni, arrestato amministratore del bingo di Forio, Pasquale Capano, amministratore della società che gestisce la sala giochi foriana, coinvolto in un sistema di truffe ai danni delle compagnie assicuratrici. Villa Mercede, la cooperativa conferma, pronti 10 licenziamenti, è quanto emerso stamani nel corso della riunione in regione. Intanto l'ASL si dichiara disponibile a pagare gli arretrati ai lavoratori a fronte della fideiussione che deve presentare la cooperativa Civitas. 3 milioni per l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli, lo ha annunciato il direttore dell'ASL D'Amore stamani nel corso di una conferenza stampa all'Acquameno. In arrivo la soluzione anche per la problematica della cardiologia. Forio, dubbi sul concorso dei vigili, la minoranza e il sindaco faccia chiarezza. Una nota anonima recapitata a tutti i consiglieri comunali denuncia brogli nel concorso, svelando addirittura i nomi dei 5 vincitori. Dalla minoranza la consigliera La Vista chiede alla maggioranza di intervenire. Forio, fino al 2023 nessun aumento delle tasse. L'assessore Castagnuolo commenta il consultivo approvato in consiglio. La situazione economica si va sistemando. E dopo il TG la rubrica di Aldo Presutti e a seguire la conferenza del direttore dell'ASL D'Amore. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleschi. Apriamo con la pagina della cronaca, lutto nella comunità procitana. Poco prima delle 18, nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Marina Grande, colto da malore è morto Biagio Tramontana, 48 anni. L'uomo si è accasciato a terra in chiesa. I sanitari dell'ambulanza che è giunta sul posto non hanno potuto far altro che accertare che il decesso è avvenuto per infarto. Dopo le verifiche di rito dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita nell'obitorio del locale ospedale. Sconcerto e tristezza nelle dichiarazioni del sindaco di Procida Dino Ambrosino. Siamo rammaricati, Biagio era un nostro collaboratore, lavorava con la Tecra per la pulizia delle spiagge, ha sostenuto Ambrosino. Trema il bingo di Forio per l'arresto di Pasquale Capano, l'amministratore della società che gestisce la sala. Capano, secondo quanto si apprende dalla stampa, sarebbe rimasto coinvolto in un sistema di truffe ai danni delle compagnie assicuratrici, messo in atto insieme ad almeno altri 9 personaggi. In totale, l'ammontare delle persone denunciate per il momento sarebbe di ben 90 elementi a tutti i livelli, tra avvocati, carrozzieri, falsi testimoni ed altro. Il bingo non risulterebbe essere direttamente coinvolto nella vicenda, ma ciò non significa che al momento non si stia rischiando nulla. Pasquale Capano, infatti, sarebbe il socio di maggioranza della società in capo alla sala foriana ed un suo coinvolgimento in prima persona in una vicenda di tale entità
che al momento lo vede agli arresti domiciliari, porterebbe alla sospensione quasi automatica del bingo da parte delle autorità competenti. Non è infatti possibile in termini di legge per l'amministratore di una simile attività non essere assolutamente incensurato. A pagare il tributo più grande al momento potrebbero però essere circa 10 dipendenti del bingo, che si ritroverebbero eventualmente senza lavoro da un giorno all'altro. Per sbloccare la situazione nei tempi più rapidi, Capano dovrebbe quindi dimettersi dall'incarico di amministratore e rinunciare alle quote della società, che dovrebbe trovare quindi un nuovo soggetto adatto a prenderne il posto con tutti i requisiti che sono previsti dalla normativa vigente. Fino a quel momento potrebbero passare settimane, se non addirittura mesi. Una doccia fredda è caduta addosso ai lavoratori di Villa Mercede. Questa mattina si è svolta in regione un incontro tra le rappresentanze sindacali e la cooperativa Civitas, che gestisce ancora il servizio. La cooperativa ha confermato l'intenzione di effettuare 10 licenziamenti. Insoddisfatti i lavoratori, i sindacati non disperano. Sentiamo. La tematica era quella della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla cooperativa Civitas. A seguito della chiusura del centro diurno anziani è venuto fuori un mancato accordo e quindi la cooperativa provvederà a fare i licenziamenti di 10 unità ed è un gesto odioso, perché noi avevamo proposto tutte le alternative valide per superare il problema del licenziamento e tenere tutti dentro. Quindi praticamente sul fronte invece dei stipendi che avanzano i lavoratori se ne è parlato? C'è qualche idea, qualche cosa che verrà fuori? La Regione ha preso degli impegni? Il tavolo di oggi era il tavolo in sede amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, quindi non era un tavolo politico, anche che erano presenti anche componenti dell'assessorato regionale al lavoro e qualche consigliere regionale che si è interessato alla vicenda. Per la questione dei pagamenti siamo ancora in attesa di determinazioni dell'ASL e del Consorzio, si aspetta, io penso, un tavolo di aggiornamento in prefettura dove vengono sciolte le riserve e dove si verifichi se è possibile procedere al pagamento previa presentazione di una polizza fideiussoria da parte del Consorzio. Graziella, insomma, una doccia d'acqua fredda stamattina il fatto di vedersi riconfermare che 10 di voi purtroppo saranno licenziati. Certamente non è una bella notizia, anche se conoscendo i soggetti me lo posso anche aspettare, me lo potevo aspettare. La cosa brutta è che dopo tutte le proposte fatte dai sindacati non hanno accettato niente e si sono dimostrati quelli che sono, gente terra terra, che non hanno voluto aspettare neanche un giorno, perché gli è stato proposto di aspettare un paio di giorni. Questo non ce l'hanno voluto concedere e questa è la ciliegina sulla torta per i dipendenti. Non solo siamo da 8 anni tartassati da questi personaggi, quando, come tu già sai, abbiamo superato già una vicenda di 6 mesi senza stipendio, adesso siamo quasi a 6 mesi, perché questo è il 6° mese. Gli abbiamo dato tutto, il nostro tempo, i nostri soldi gli abbiamo dato, perché loro i nostri soldi tengono, ma questo non ce l'aspettavamo, pensavamo che un occhio di riguardo l'avrebbero tenuto, ma anche se non avessero avuto l'occhio di riguardo, ma per pietà nei confronti dei lavoratori che hanno dato tutto per loro. Il risultato è questo, che loro si sono arricchiti alle nostre spalle, noi stiamo pieni di debiti, non abbiamo soldi e saremo licenziati. Peppe, in conclusione, guardando oltre, che cosa succederà adesso? Il sindacato cosa farà? Il sindacato chiaramente cercherà di governare un attimo la vertenza, il problema è che quella vertenza è ingovernabile, già si parla di azioni eclatanti nelle prossime ore se non nei prossimi giorni, chi si è assunto l'irresponsabilità di questo gesto odioso dovrà anche assumersi la responsabilità vera di quello che potrebbe succedere. Un bilancio di 3 anni di attività alla guida dell'ASL Napoli 2 Nord è stato tracciato stamani dal direttore generale Antonio D'Amore in una conferenza stampa presso l'ospedale Rizzoli di Lacquamino. Tante le novità annunciate, una nuova TAC ad alta definizione, l'avvio del Day Hospital di Medicina, l'apertura di 10 nuovi ambulatori ospedalieri fuori dal Rizzoli sul territorio isolano. Poi l'avvio dei lavori per il nuovo padiglione dell'ospedale da 30 posti letto per un costo di 3 milioni di euro. Per quanto riguarda il personale della cardiologia, il direttore ha assicurato, a giorni arriverà un nuovo medico che ha
chiesto di venire a lavorare sull'isola e sul nodo spinoso di Villa Mercedes ha dichiarato: quando saremo convocati dal prefetto diremo che l'ASL è disponibile a versare i 200.000 euro necessari per il pagamento delle mensilità arretrate ai lavoratori, previa presentazione della fideiussione da parte della cooperativa che attualmente gestisce il servizio. Seguiremo l'intervento live di D'Amore nel corso di uno speciale che andrà in onda intorno alle 22 dopo la rubrica settimanale di Aldo Presutti, ma intanto seguiamo l'intervista al direttore della ASL partendo proprio da Villa Mercedes. Villa Mercedes è una risorsa dell'ASL e rimarrà una risorsa dell'ASL. È chiaro che rispetto a questo, l'ho detto in tante altre situazioni, dobbiamo andare a ridefinirla rispetto a quelli che sono i reali bisogni assistenziali. C'è una gara in atto, c'è una gara che il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, c'è anche una situazione di recupero di alcune cifre abbastanza importanti da parte degli attuali gestori. Lunedì c'è stato un tavolo alla prefettura, noi stiamo aspettando una riconvocazione del prefetto, non possiamo chiederla noi. Per noi se la ditta porta una polizza fideiussoria per quanto riguarda l'anticipo dei 200.000 euro, noi possiamo con la polizza fideiussoria dare quell'anticipo e certamente poi metterci dal 1° giugno, dare quelle che sono, pagare le effettive prestazioni che vengono fatte dalla gestione dell'RSA. Ovviamente tutto questo nelle more del nuovo affidamento del servizio, visto che c'è stata una gara che è stata impugnata. La gara è stata impugnata, però il Consiglio di Stato ha detto che avevamo ragione, quindi la gara sta andando avanti. Quindi sarà affidato il servizio alla nuova ditta? Sì, chiaramente con i tempi che in Italia vengono determinati dalla burocrazia. E veniamo all'ospedale Rizzoli. Più volte si è parlato di ampliamento, abbiamo sentito che c'è una buona notizia, solo che bisognerà muovere qualcosa affinché si arrivi al più presto per poter arrivare a definizione per questo ampliamento di una struttura che ormai ha fatto i suoi anni. La struttura ha fatto i suoi anni, noi abbiamo cercato in questo triennio della mia gestione di poter determinare un ammodernamento. Sicuramente a livello tecnologico e di macchinari ci siamo riusciti, vi dico anche tra ottobre e novembre arriverà la nuova TAC 64 slide, si attendeva da circa 14 anni questa TAC, abbiamo migliorato reparti ristrutturando la radiologia, la medicina, il pronto soccorso, la ginecologia, rifatto le sale operatorie, rifatte la sala con la gestione della sala parto. Quindi un'attività importante è stata fatta a Rizzoli. Chiaramente se arriveranno i fondi del finanziamento per le strutture sanitarie che giacciono da più di un anno ormai a Roma sui tavoli dei ministeri, su Ischia c'è un finanziamento di 3 milioni e mezzo che ci permetterebbe di fare e di costruire un nuovo padiglione. E tutto questo determinerebbe la crescita ancora maggiore dell'attività del presidio. Intanto però ci lamentiamo del fatto che da più parti ci vengono sollecitazioni per la mancanza di personale, uno fra tutti il discorso della cardiologia che sembra avere questo tipo di carenze, se stiamo sempre in capo a 12, l'ASL fa i bandi e non c'è gente che vuole venire a lavorare sull'isola. Amedeo, sì, questo è vero, però lei sa benissimo che noi non ci siamo arresi, i bandi sono stati ripetuti, sono stati fatte tante tipologie di bando. Ho detto in conferenza stampa che comunque il personale sull'ospedale è aumentato del 54% per gli OSS, è aumentato del 5% per gli infermieri, è aumentato con 12 o 11, non mi ricordo adesso le cifre esatte, medici in più rispetto a quelli che c'erano quando io sono arrivato sull'isola. Per i cardiologi il primo arriverà il 15 giugno, ha vinto un concorso, ha scelto Ischia con nostra grande felicità e abbiamo anche un'opzione che dovrebbe verificarsi e concretizzarsi per la fine di corso di agosto sempre per quanto riguarda la cardiologia. Ci spostiamo a Forio, ombre sui concorsi pubblici in corso. Pervengono in questi giorni una serie di denunce di irregolarità ed illegalità sui bandi di concorso con pesanti insinuazioni. Al commento del consigliere di minoranza Jessica Maria Lavista. L'ultimo in ordine di tempo si riferisce al concorso per l'assunzione di 5 vigili urbani dei quali i denuncianti già conoscono i nomi dei vincitori. Sentiamo.
A Forio c'è area di denuncia sul concorso per le assunzioni di 5 vigili urbani. Dottoressa, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ci stanno pervenendo in forma di annominato negli ultimi mesi, da quando si è insediato, diciamo, questa amministrazione, una serie di denunce dove vengono specificati una serie di irregolarità e di irregolarità e illegalità, diciamo, nei criteri di scelta nell'effettuare questi bandi di concorso. E quest'ultima ci è pervenuta proprio pochi giorni fa, inerente al concorso dei vigili. E quindi di conseguenza voi avete così preso l'occasione per girarla, qualora non l'avessero ancora ricevuta, ai membri della maggioranza. Esattamente, anche perché noi componenti dell'opposizione abbiamo l'obbligo non solo morale, ma proprio nella nostra funzione di dover controllare la trasparenza e la correttezza di qualunque diciamo procedura, soprattutto in questo caso di concorso, che venga diciamo effettuata nei modi adeguati secondo le normative vigenti. Quali sono le insinuazioni contenute nella denuncia, ancorché anonima? Cioè, che cosa si sospetta rispetto a questo bando per i vigili? Allora, le insinuazioni sono abbastanza pesanti, perché comunque si tratta di favorire una questione di clientelismo, diciamo, tra alcuni componenti presenti nel Consiglio Comunale dell'attuale amministrazione foriana, ma addirittura si parla anche ad ampio raggio anche di favori fatti tra i diversi comuni, per cui ci sarebbe una trasmigrazione addirittura di mogli di alcuni politici che passano a posti diciamo che verranno assegnati nei bandi di concorso a Forio, viceversa, insomma, tra i vari comuni. E quindi, di fronte a questa vostra segnalazione, di fronte alle lettere anonime, ancorché sottoscritte, ma credo che siano ovviamente non riconducibili a persone realmente esistenti, come accade sovente in questi casi, allora dico, qual è stata la risposta, la reazione, e da parte delle autorità competenti e da parte della maggioranza stessa? Allora, io voglio specificare che la prima denuncia che ci è pervenuta noi subito l'abbiamo segnalata alla maggioranza, anche se comunque sempre indirizzata anche a tutti i consiglieri, però non abbiamo mai ricevuto risposta. Abbiamo chiesto sempre chiarimenti sulla regolarità delle procedure, tant'è che il primo concorso diciamo sulla quale si è effettuata questa denuncia è stato poi annullato. Perché comunque ciò significa che effettivamente c'erano delle irregolarità molto pressanti e pesanti e evidenti. La situazione economica del comune di Forio si va sistemando, e il commento dell'assessore Davide Castagliolo al bilancio consuntivo 2018 approvato dal civico consesso. Registriamo un disavanzo tecnico di 2 milioni e 600 mila euro che sarà sistemato in 2 anni. Intanto abbiamo contratto mutui per effettuare lavori importanti sul territorio. E tutto questo, dice Castagliolo, senza aumentare le tasse dal 2015. Questa amministrazione terrà le tasse bloccate fino al 2023. Sentiamo. Le caratteristiche principali sono il lavoro che sta facendo questa amministrazione per sistemare la situazione economica del Comune di Forio dal 2013 ad oggi. Gradualmente le cose si stanno sistemando, questo consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione di 7 milioni e 400 mila euro, che tolte però le spese accantonate per i fondi, per le spese vincolate, per dubbie esigibilità, eccetera, noi stiamo in una situazione di meno 2 milioni e 600 mila euro. Si chiama disavanzo tecnico. Questo disavanzo tecnico sarà sistemato in 2 anni. Questo è il nuovo tipo di gestione economica che hanno i comuni dal 2013, e quindi il comune di Forio si è adeguato perfettamente in questa situazione. I dati importanti sono questi: il comune di Forio aveva previsti incassi per circa 15 milioni, parlo delle entrate e delle spese correnti, per 15 milioni e 600 mila euro, ha incassato circa 14 milioni, per le spese erano previste 16 milioni, sono stati incassati circa 12 milioni. La situazione economica, come diceva, gradualmente si va sistemando. Abbiamo la possibilità di fare mutui, abbiamo fatto mutui per 1.800.000 euro. Questi mutui ci sono serviti per la sistemazione di Palazzo San Francesco, per la strada di Citare e per il sistema fognario. Faremo ulteriori mutui, perché adesso la situazione economica, come diceva, si fa gradualmente sistemando, e quindi abbiamo possibilità di fare ulteriori mutui. Per i cittadini soprattutto è importante che le tasse sono bloccate al 2015, quindi non abbiamo messo e non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini di Forio dal 2015 fino al 2023, che ci
sarà questa amministrazione. Quindi penso che la situazione economica di Forio si va gradualmente sistemando. Naturalmente ci sono tanti altri problemi, i soldi li troveremo, i finanziamenti li troveremo rivolgendoci all'Europa, alla Regione, alla città metropolitana. Questi sono, diciamo, i fondi di investimento soprattutto. Per quanto riguarda i piccoli lavori, abbiamo stabilito, e molti di voi penso che l'hanno visto nel consuntivo, le cifre che abbiamo speso l'anno scorso per le ordinarie manutenzioni, per scuola, per la viabilità, sono state circa 2 milioni di euro. Queste cifre quest'anno sono state perfettamente riconfermate nel bilancio di previsione. Quindi i cittadini di Forio, per quanto ci riguarda, possono stare tranquilli. Le tasse le bloccheremo ancora una volta. È stato convocato per lunedì 17 giugno alle ore 20 il nuovo Consiglio Comunale di Casamicciola, sede straordinaria del civico consesso. Il primo del secondo mandato del sindaco Castagna sarà il ristorante Pizzeria del Corso, su Corso Luigi Manzi. L'ordine del giorno prevede come prassi la convalida degli eletti alle consultazioni amministrative con il giuramento del primo cittadino, l'elezione del presidente del Consiglio Comunale e del suo vice, la comunicazione da parte del sindaco dei componenti della nuova giunta e ancora la nomina della commissione elettorale. Oltre a ciò ci sarà il riconoscimento della legittimità della spesa per i lavori effettuati a fronte dell'emergenza delle frane all'altezza dell'eliporto e sul corso Vittorio Emanuele, ancora la variazione di bilancio per l'inserimento dei finanziamenti ottenuti dal MIUR per l'adeguamento dei plessi scolastici colpiti dal sisma ed infine l'adeguamento del regolamento urbanistico edilizio comunale. Ci spostiamo a Procida. In merito alla chiusura dell'isolotto di Vivara, interviene l'assessore Antonio Carantante chiedendo con forza agli enti competenti di cercare di sbloccare al più presto la situazione. Il comune di Procida, dice Carantante, ha sempre fatto la sua parte collaborando col Ministero e del Comitato, mettendo a disposizione due dipendenti comunali e finanche offrendo gratuitamente anche la sede operativa presso l'isola di Procida, mentre il Comitato non si riunisce da oltre 6 mesi, ma dispone invece la chiusura dell'isolotto. Continueremo, dice Carantante, a sollecitare tutte le sedi competenti per superare questo intollerabile immobilismo. La civiltà di un paese si valuta anche dai tempi e dai modi col quale si gestisce l'attività pubblica. L'amministrazione comunale c'è, Vivara, dice Carantante, non può restare chiusa. E a proposito, si infiamma ancora il dibattito in merito alla chiusura di Vivara. Interviene anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Menico Scada, che invita Carantante a chiedere le dimissioni del comitato di gestione. Come gruppo per Procida, dice Scala, prendiamo positivamente atto delle dichiarazioni rese dall'assessore Carantante per quanto riguarda la perdurante inerzia del comitato di gestione di Vivara che ne determina la continua chiusura. L'assessore Carantante, dice Scala, porti in Consiglio Comunale un ordine del giorno in cui chiede le dimissioni del presidente Marinella, che da 13 anni è alla guida del comitato, così come attraverso i rappresentanti del comune di Procida faccia luce sulle modalità dei soldi spesi e dal perché a tutt'oggi la sede del comitato sia ancora a Napoli e non a Procida. Come gruppo per Procida, dice Scala, non faremo mancare il nostro supporto. Lo sport. Con il basket, si chiude con una sconfitta la stagione della cestistica Ischia Under 20, che cade nell'ultimo match della Final Four Silver contro Piscinola. A mente fredda non possiamo che essere contenti del percorso fatto. Nell'ultimo quarto abbiamo subito un calo sia fisico che mentale dopo aver fatto una buona gara, è la dichiarazione dell'allenatore Domenico Del Neso. Presente a Piscinola anche il tecnico della prima squadra gialloblu Giovanni Russelli, che ci ha dato qualche dritta sulla prossima stagione che potrebbe vedere la cestistica Ischia pronta ad una nuova sfida. Vediamo il servizio. Con coach Del Neso, dopo la sconfitta maturata ieri dell'Under 20 contro Piscinola nell'ultima partita delle Final Four, una sconfitta maturata dopo un quarto supplementare, però che non vanifica un percorso comunque che è stato tutto in crescita, no? Sì, sicuramente a freddo non possiamo altro che essere contenti. Bicchiere e mezzo pieno, ci è mancato poco che riuscissimo a sbancare una palestra storica della pallacanestro napoletana e purtroppo dopo che per 34 minuti abbiamo gestito alla grande la partita, siamo scesi sia fisicamente sia mentalmente, abbiamo subito un attimo la palestra, ma soprattutto comunque la squadra avversaria che non ha mai mollato anche quando è andata sotto di 13-14 punti. Abbiamo peccato noi magari in qualche scelta,
però tutto ciò non vanifica una seconda parte di stagione sicuramente lodevole da parte dei ragazzi. Ci hanno messo l'anima, il massimo impegno, sia chi ha giocato, chi non ha trovato spazio, sono stati sempre a disposizione, quindi alla fine va detto solo grazie a loro e a tutto il lavoro che hanno svolto, perché veramente hanno fatto tanto. E tra gli spettatori in palestra c'era anche il coach della prima squadra, Giovanni Russelli. C'è comunque da fare i complimenti a tanti ragazzi che poi hai avuto anche in prima squadra. Assolutamente, c'è da fare i complimenti prima di tutto a Domenico e Mattia, che sono riusciti a tenere assieme questo gruppo mantenendo lo stesso nucleo tutto l'anno, che a Ischia non è una cosa semplicissima. E quindi c'è da fare prima di tutto i complimenti a loro. I ragazzi sono tutti cresciuti quest'anno e diciamo la cosa fa ben sperare per il futuro, perché chiaramente Ischia si trova almeno 4-5 giocatori che possono ben figurare nei campionati senior. A te poi voglio chiedere anche qualcosa in merito alle tante voci che si sentono intorno alla cestistica Ischia, ad una prima squadra che forse è intenzionata per la prima volta dopo qualche anno a cercare di fare un campionato differente anche con un salto di categoria. Cosa c'è di vero, cosa insomma si può dire in questo momento? Ma al momento siamo, come si dice nel gergo cestistico, work in progress, nel senso che si stanno facendo delle valutazioni. Ovviamente il concetto di base è quello che ti ho esposto prima, ossia il fatto di partire dai giocatori isolani, nel senso che noi siamo una realtà che forse sacrificando un pochino i risultati ha consentito a 4, 5, 6 giocatori, cioè i ragazzi del posto, di diventare giocatori potenzialmente titolari nei campionati senior. Questo è un lusso per la realtà isolana, chiaramente credo che il progetto debba ripartire da questo. Su tutto il resto si stanno facendo delle valutazioni, si stanno facendo delle ipotesi al momento che vanno un attimo verificate, facendo anche i conti con quelle che sono le disponibilità. Però ci confermi che qualcosa c'è? Si stanno facendo delle valutazioni, se diciamo è il caso al momento di essere un pochino più ambiziosi. Passiamo agli appuntamenti. Torna ad esibirsi sull'isola d'Ischia il pianista statunitense Ivan Moschuk, protagonista dei concerti ai Giardini La Mortella di Forio in questo secondo weekend di giugno. Sabato e domenica presenterà al pubblico della Mortella due programmi particolarmente intensi. Entrambi gli appuntamenti si terranno come sempre alle ore 17 presso la sala recite nel cuore della Mortella. In occasione del premio per Ischia, Peppe Barra si esibirà in un grande concerto gratuito nel piazzale delle Alghe ad Ischia Ponte a conclusione del festival domani 8 giugno alle ore 21, a seguito della premiazione delle personalità che si sono distinte per coraggio e senso civico durante i giorni successivi al terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia il 21 agosto 2017. Una 3 giorni senza barriere, sopra e sotto acqua, un evento per lanciare un duplice messaggio, quello legato alla accessibilità e l'altro volta a sensibilizzare la cittadinanza a compiere questo importante gesto anche d'estate. L'evento Ischia Zero Barriere, una bracciata per la vita, sarà presentato domani sabato alla Biblioteca Comunale Antoniana. 3 giorni di sport che culmineranno in una nuotata solidale per amatori ed agonisti che si svolgerà domenica 16 giugno alle ore 10 con una bracciata intorno al Castello Aragonese. Ed ora, come sempre, spazio a meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio l'appuntamento settimanale con la rubrica di Aldo Presutti, cui farà seguito la conferenza stampa del direttore generale dell'ASL D'Amore. Noi ci rivediamo come sempre all'appuntamento delle 14. Arrivederci.